Sommario. Anche detto che questo entusiasmo deve sempre abbiamo provato da tutte le parti. Ciao Paolo. E poi c'è anch'io mi sono uscito sulla questione banche, che è la questione del giorno per tutti. Chi vuole sul QN quotidiano nazionale, magari la facciamo girare, ragazzi, per far capire quante balle ci siano anche su questa storia e quanta necessità ci sia di fare chiarezza. Ecco, Presidente, cosa pensa? L'ha appena detto. No, sul caso Visco certamente la Banca d'Italia non ha svolto quel controllo che dalla banca stessa ci si attendeva, quindi non sono del tutto senza senso le volontà di un controllo su quello che si è verificato. Peraltro io ieri ho detto che in questo si può vedere anche quella voglia, quella volontà da parte della sinistra di occupare tutte le poltrone di potere. Una volta lo facevano dopo le elezioni, adesso si stanno esercitando per farlo anche prima. Sulle banche il PD è il principale responsabile del disastro, perché MPS era un partito, non una banca, e hanno messo loro, hanno lasciato loro lì il governatore di Banca Italia, il capo di Consob. Adesso Renzi vuole rifarsi una verginità fingendo di fare la battaglia su Visco. Ma è una sciocchezza, perché sappiamo bene che lui e la Boschi sono tra i principali responsabili di questo disastro bancario. Il caso di Harvey Weinstein e la storia raccontata da Asia Argento e le reazioni della stampa italiana e più in generale della società italiana alle dichiarazioni di Asia Argento, io che già comunque avevo espresso il mio sostegno a lei e a tutte le persone che avevano denunciato una molestia in questo caso, ma in generale in questi casi, ho chiesto al resto del gruppo se gli sembrava una brutta idea fare un'iniziativa taggata quella volta che potesse raccogliere delle storie di molestie, insomma, che potesse permettere alle persone di raccontare le molestie che avevano subito in qualsiasi campo. E questa cosa qua è diventata virale, ma non perché noi l'avessimo calcolato, perché noi pensavamo, vabbè, 10-20 tweet, qualche post, e invece poi ci è scoppiata in mano anche grazie al sostegno di Asia Argento, che ci ha riprese e essenzialmente ha fatto diventare la campagna virale. Io personalmente volevo sostenere lei e con lei tutte le vittime di molestie. Quello che lei sta facendo è un'azione di rivendicazione della dignità di moltissime persone che hanno subito ricatti sul lavoro e che non sono state nella posizione né di denunciare né di far valere i loro diritti e tantomeno di scappare. Abbiamo dato voce alle decine di migliaia di persone che non avevano mai avuto il coraggio di parlare di quello che avevano subito. L'ultimo conteggio erano 14.000 tweet, non ho visto conteggi su Instagram, non so quante siano le storie arrivate in totale ai vari blog e ai vari siti che ci hanno sostenuto. Moltissimi tweet e moltissimi post di persone che non hanno mai raccontato a nessuno la loro storia e che spesso la raccontano anche in forma anonima. Perché raccontarsi non è solo una questione di denunciare o non denunciare, spesso raccontare una molestia subita innanzitutto significa raccontarla a se stessi e poi fare i conti con la possibilità che il tuo mondo possa crollare, soprattutto se le molestie sono avvenute in famiglia, cosa che è frequentissima. È importante che in questo momento la voce delle persone sia ascoltata e le persone smettano di vergognarsi e si cominci a rintuzzare anche in maniera brusca le persone che dicono te la sei cercata. Non è vero.